Video tip del lunedì e c'è stata un'esplosione di richieste. Ne ho ricevute parecchie e svariate, però c'è stata una vera e propria esplosione riguardo all'eyeliner. Io ero lì che dicevo, è un discorso spinoso anche per me l'eyeliner, quindi come fare? Questo non è un video in cui io vi insegno universalmente come si fa l'eyeliner, ma è un video completamente soggettivo su come io applico l'eyeliner per la mia forma d'occhio, per le mie caratteristiche. Ci sono arrivata dopo molto 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 tempo, quindi non è il mio metodo, non vale per tutti, chiaramente chi ha una forma di occhi diversa dalla mia o non ha il mio piccolo, cioè il mio problema, o comunque il discorso che vedrete è praticamente un video inutile. Voi mi avete chiesto come io applico l'eyeliner e quindi io vi faccio vedere come io applico l'eyeliner. Se vi piace la mia pettinatura, sappiate che qui c'è il video tutorial su come realizzarla. Bando alle ciance, passiamo all'eyeliner. Tutte le persone sulla faccia di questa terra, tranne qualche persona che si avvicina forse alla perfezione, io non ho la faccia simmetrica. Se io la divido a metà sarà in un modo e l'altra metà non sarà identica alla prima metà. Questo discorso complicato, o comunque complicato per me da spiegare perché non sono in grado, per dire che i miei occhi sono diversi, hanno una grandezza diversa e sono diversi. Questa parte qui vedete che è bella esposta, ho una palpebra libera e ho l'osso qui, così. E vedete che qua c'è il mio spazietto. Questa parte qui, come vedete, anche dalla piega dell'occhio, vedete come termina qui? C'è un po' di spazio. Questa parte qui invece è più, non so come dire, è più infossata. Infatti vedete che qui ho molto meno spazio perché la piega dell'occhio mi va a chiudere la parte finale dell'occhio. È come se quest'occhio qui fosse più infossato. Vedete quanto spazio ho io di qua e quanto spazio ho io di qua. Parte della palpebra viene mangiata, quindi io dovrei farmi un lifting ed essere così. Lifting a parte, ho dovuto, per la mia forma degli occhi, diventare pazza per molto tempo per cercare di capire come fare l'eyeliner e adesso ho bene o male capito come devo fare. Io non posso permettermi di fare gli eyeliner sparati, quelli che magari si staccano prima per alzare l'occhio, cioè non posso perché vado a finire in questa piega qui. Non posso farli. L'unica cosa che io posso fare, cioè anche magari arrivare alla fine e tirare subito in alto, non posso perché c'è la piega e il risultato sarebbe brutto, sarebbe una specie di zigzag, non una bella linea uniforme. Per la mia forma di occhio, il mio eyeliner deve andare invece che su subito, deve uscire, passare la piega ed andare più che verso l'alto, verso l'esterno e un po' verso l'alto, però deve proprio uscire da questa zona e andare fuori. Io comincio colorando la rima. Ah, e questo qui è il pennello d'eyeliner di MAC, il 210. Voi mi vedete usare parecchi pennelli, cioè un altro paio di pennelli simili a questi. Questo, scusate. Questo qui è comunque il mio preferito, anche se vorrei provare i pennelli quelli artistici, quelli che usano i pittori. Anche perché sono molto più economici. Una volta utilizzavo invece i pennelli angolati, credevo fossero più facili, all'epoca infatti mi ci trovavo meglio, adesso invece io non riesco a fare a meno di questo tipo di pennelli, mi dà più precisione, più controllo e riesco meglio a capire dove deve andare la mia codina, perché per la mia forma di occhio è fondamentale dare la direzione. Una volta arrivata qui, seguo, cioè mi sposto sotto e comincio a dare una direzione. Ora devo solo ricongiungere la parte alla linea che ho già tirato, quindi senza fare troppi smorfie perché ho proprio la piega che devo capire dove deve stare, non ci devo andare in mezzo, non devo andare a incartarmi nella piega del mio occhio. Sto normale e sto sotto alla mia piega.
e congiungo la parte. Questo è il mio scheletro. Adesso coloro il triangolino che ho lasciato vuoto e sistemo l'eyeliner, se voglio andare un po' più esterna, se voglio spessirlo un attimo. Questa è la forma dell'eyeliner per il mio occhio. Come vedete, sto molto più spessa all'esterno e all'interno, anche fino a metà occhio, rimango molto molto fina, perché io ho l'occhio molto grande. Se andassi a spessire ancora di più quella parte, la parte centrale e iniziale, mi verrebbe fuori, ahia, un occhio ancora più grosso, ancora più a palle. Invece io quello che voglio fare è sfinare verso l'esterno e allungare l'occhio. Il mio eyeliner preferito è comunque un eyeliner in gel, trovo che sia molto facile da utilizzare, da dosare. Io adesso sto usando questo qui di Bobbi Brown, ma qualsiasi tipo di eyeliner in gel con cui voi vi troviate bene va benissimo, non dovete avere per forza questo. Quindi questo è il mio eyeliner, insomma, la tecnica che utilizzo io e va bene per la mia forma di occhio. Questo qui è il risultato con un po' di mascara. Come vi avevo detto, è un discorso un po' confusionario quello sull'eyeliner per me, proprio perché non ho la forma di occhi completamente perfetta, nel senso che, cioè, a me piacciono i miei occhi, mi piace la forma che hanno, però non è quella che mi dà un sacco di spazio, che mi permette di fare 250.000 cose con l'eyeliner. Io posso fare questo, punto. Altra cosa che aiuta comunque a dare un effetto bello allungato e occhio da gatto, come piace a me, è puntare molto sulle sfumature scure esterne e l'eyeliner. L'eyeliner per me, da quando mi sono resa conto che proprio mi aiuta tantissimo a fare quest'occhio da gatta che io amo, e allungare bene l'occhio invece di farmelo a palla, proprio allungarmelo verso l'esterno, per me l'eyeliner è diventato uno step praticamente irrinunciabile. Spero che questo video vi sia interessato, ho letto qualche spunto anche nel vecchio video per i prossimi tip. Tutte le cose che volete sapere su di me, curiosità, musica, film, capelli, beauty, altri tipo, cose del genere, quello che volete, lasciatemelo sotto e il commento che riceverà più mi piace, o comunque vedo che è magari la cosa che mi chiedete più di frequente, sarà quella che affronterò il prossimo lunedì, quindi mi raccomando, lasciatemi feedback sotto. Vi mando un bacio, ciao!